Siamo in piena estate, i chili di troppo creano stress e imbarazzo per la prova costume. Va bandita per non andare incontro a problemi di salute la dieta fai da te, le detox dell'ultima moda o le ricette proteiche sempre dietro l'angolo. I segreti della linea sono nel sistema ormonale e nei cibi giusti. Rosita Laurenti, responsabile dell'ambulatorio di terapia nutrizionale dell'IDI di Roma, ha spiegato il ruolo della leptina, l'ormone proteico prodotto dalle cellule, e ha parlato di come nel futuro potremmo forse ingannare i nuclei nervosi dell'ipotalamo che attivano il senso della fame. Ascoltiamola. Recentemente è stato visto che la leptina, oltre a interagire con la tiroide, a livello ipotalamico attiva anche l'asse ipofisi sul rene, quindi attiva la produzione di cortisolo, dell'ormone dello stress. L'aumento del cortisolo a sua volta va a stimolare nuclei nervosi particolari dell'ipotalamo e attiva il senso della fame. Ecco, quindi la conoscenza di questa nuova strada di attivazione dei centri della fame, quindi la conoscenza dei vari recettori che entrano in gioco, potrà nel futuro fornirci la possibilità di rimodulare questi recettori e quindi rimodulare il senso della fame. È tempo di tintarella e sono tanti i genitori che hanno mille dubbi sulla bronzatura dei più piccini. Il sole fa bene e non va demonizzato, a parte nei primi 6 mesi di vita, quando la raccomandazione è di non esporre i bambini direttamente al sole. A parlare così è Andrea Diociaiuti, dermatologo responsabile del centro di dermatosi croniche presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ha consigliato protezioni solari, orari migliori e rimedi antiscottatura, dai più soft fino a quelli con cortisone in caso di edema. Ascoltiamolo. Il sole fa bene perché è la fonte della vita per noi e non va assolutamente demonizzato, perché gli effetti benefici sono di gran lunga superiori a quelli negativi. Il problema unico da considerare è che nei bambini c'è una particolare fragilità in questo senso, perché la pigmentazione della pelle, la melanina, è molto ridotta, per cui nei primi 6 mesi di vita la raccomandazione è di non esporre direttamente al sole i bambini. Dopo i 6 mesi il bambino può essere esposto al sole, ovviamente non nelle ore più calde, quindi evitare l'esposizione soprattutto dalle 11 alle 3:30-4 direi, diretta, e prediligere in quella fascia oraria ovviamente lo stare all'ombra, in zone riparate, e poi usare i fattori di protezione solari, questo è fondamentale, quindi proteggerli con dei fattori di protezione che siano adeguati a evitare il rischio legato all'esposizione ai raggi ultravioletti. Sono oltre 11 milioni le persone in Italia che praticano più di uno sport con continuità, mentre 5,5 milioni saltuariamente. Se è vero che lo sport fa bene, farlo intensamente può portare problemi. Ce lo ha spiegato in un'intervista Ezio Adriani, responsabile del Centro di Traumatologia dello Sport e Chirurgia del Ginocchio del Policlinico Gemelli di Roma, che entro il 2019 aprirà una nuova unità operativa dedicata a questo settore. Ascoltiamolo. L'effetto collaterale più importante dello sport è l'effetto collaterale che si verifica quando si pone e si estremizza un'azione, un gesto. È un po' un discorso anche meccanico. Un'automobile che viene portata in pista indubbiamente consuma di più di quello che può avvenire in un normale uso. Lo sportivo è comunque un essere umano che estremizza quello che è il movimento, estremizza con il gesto atletico quello che è il movimento. Quindi è evidente che alcune strutture, in particolare le articolazioni, che poi sono la parte del corpo che ci permette di fare il gesto atletico, siano quelle che possono avere con il tempo maggiori danni da usura. Durante l'estate si fanno maggiori attività sportive e aumentano anche i traumi da sport, specialmente agli arti inferiori e superiori. Raffaele Cortina, responsabile ortopedico della Nazionale Maschile di Basket, ha consigliato di arrivare preparati e di indossare scarpe e indumenti adatti. Ha anche raccomandato ai genitori di accordare le preferenze dei bambini per la scelta dello sport, affinché sia poi praticato con costanza. Ascoltiamo la sua raccomandazione agli sportivi la minute della bella stagione. Primo accorgimento è quello di arrivare preparati con un minimo di attività fisica alle spalle, che rappresenta l'elemento più importante per prevenire un infortunio estivo.
importante utilizzare anche i mezzi tipo calzature o tipo indumenti che possono ridurre il rischio di incidente e essere sempre coscienti di quello che si va a praticare, non chiedendo al proprio corpo, al proprio fisico, delle attività o degli stress maggiori di quelli che potrebbe sopportare. Diminuzione dei tempi di degenza, ma soprattutto significativa diminuzione della mortalità. È quello che accade nell'area cardiologica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, il cui fiore all'occhiello è la sala operatoria ibrida ad alta tecnologia, che permette l'esecuzione di tecniche all'avanguardia, una delle tre attrezzate per qualsiasi intervento cardiochirurgico. Abbiamo parlato di chirurgia mini-invasiva e di quali siano le patologie candidabili per essere trattate in questo modo con Massimo Massetti, che dopo 20 anni di esercizio all'estero è stato richiamato come direttore della UOC e della scuola di specializzazione in cardiochirurgia al Policlinico Gemelli. Ascoltiamo un passaggio dell'intervista. Sono soprattutto le terapie per le patologie valvolari. Quindi quando si ha una valvola malata o anche più di una, si possono cambiare o riparare queste valvole con terapie mini-invasive, sia chirurgiche che ibride, miste, quindi con approcci percutanei, cioè guidati dall'utilizzo di cateteri che permettono appunto di sostituire o di riparare queste valvole malate, oppure con tecniche di chirurgia in cui si apre il torace e quindi si entra in una camera cardiaca per realizzare queste procedure. Il TG Sanità va in vacanza, vi raccomandiamo di prendere il sole nelle ore consigliate con le adeguate protezioni, di bere molta acqua, di mangiare frutta e verdura e rilassarvi. La redazione dell'agenzia Dire vi augura una felice estate. Il TG Sanità torna a settembre. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.